Nando Troise, tutti quanti voi, la cui partecipazione riconferma l'interesse forte che si è manifestato nel corso di questi mesi, dell'ultimo anno, rispetto ad una vicenda anche controversa e tormentata, e che però, sia pure brevemente, richiede di essere un attimo ricapitolata, giusto per capire come si è sviluppata e poi del perché si è pervenuti all'incontro di stasera. Lo voglio fare perché, ma non per polemiche, noi non abbiamo bisogno di fare polemica né tantomeno di volgere lo sguardo al passato, abbiamo bisogno di guardare al futuro. Ed è un futuro incerto, un futuro difficile, dove le condizioni generali del Paese sono drammatiche, è una crisi difficile, complessa, complicata, dalla quale si esce solo con tanta volontà, si esce con buon governo, si esce con moralità, si esce con legalità e mettendo in campo tutte le migliori energie. Io capisco anche che questa vicenda si è sviluppata in un periodo anche di campagna elettorale, quindi quando c'è una competizione elettorale ci si attende di tutto, si è cercato di scaricare l'uno sull'altro le responsabilità di una iniziativa del cui merito io non entro, perché anche l'idea che una centrale alimentata con oli vegetali sia, come dire, inquinante o meno, questa valutazione noi magari la affideremo in un momento successivo anche ad un confronto tecnico. Quello che non ha mai detto è che un'idea del genere si poteva e si doveva realizzare in un territorio già compromesso e fortemente penalizzato per scelte che non hanno certamente dipendevano dalla volontà dei cittadini di Arpino, e quindi l'idea di considerare Arpino una realtà del territorio di Casoria, dove poter allocare un campo rom, un'isola ecologica, l'antenna di Mediaset e quindi anche una centrale, ma al di là del fatto che tutte queste cose, se noi le consideriamo singolarmente, probabilmente non debbono essere considerate, come dire, nocive e dannose, però tutto insieme concentrate su un territorio, oggettivamente e francamente credo che i cittadini avevano più di una ragione per protestare ed esprimere malessere e disagio. Allora, da parte dell'ARIN a giugno del 2008, 26 giugno del 2008, quindi a qualche mese dall'insediamento della precedente amministrazione, poiché era in corso di pubblicazione il piano urbanistico comunale, il cosiddetto PUC, vecchio piano regolatore, da parte dell'ARIN c'è stata un'osservazione, come da parte di tanti cittadini, perché il PUC naturalmente coinvolge gli interessi diffusi di una comunità. Ebbene, in quell'occasione l'ARIN scrisse al comune di Casoria e chiese nella sua osservazione che l'area che sta di fronte all'ARIN qui, che era una zona agricola, venisse cambiata e destinata a zona D1 perché su quell'area doveva sorgere una centrale elettrica alimentata dall'olio vegetale. Quindi già a giugno del 2008 da parte dell'ARIN, ma l'ARIN, voglio dire, fra le tante cose che fa anche questo, il punto è che la politica accolse e accettò quell'indicazione, quindi giugno 2008, tanto per essere chiari, qui ci sono i documenti che fanno. Poi naturalmente la nuova amministrazione si è attivata a luglio del 14 luglio del 2011, abbiamo avuto una interlocuzione tra l'altro con il presidente il dottor Bagracco, che ho avuto il piacere e aggiungo anche l'onore di conoscere da un po' di tempo, e quindi ero ben consapevole delle qualità personali, umane,
culturali, di sensibilità, mi sono rivolto per cercare di attivare un confronto relazionale come credo che sia giusto, perché forse un errore della precedente amministrazione, ancorché da noi partiti di opposizione, sollecitato a dire ma cerchiamo di mettere in campo una relazione non istituzionale, perché dietro le istituzioni c'è il formalismo, cerchiamo di far capire, di far comprendere se è possibile rivedere questa scelta e questa decisione. Invece rispetto a questi suggerimenti ci siamo trovati sempre di fronte ad un'amministrazione che ha fatto esattamente il contrario. E quindi la vicenda è andata avanti in quei 3 anni, dal 2008 al 2011, quando poi si è insediata l'amministrazione Carfora, il sottoscritto ha tentato, proprio per le vie anche di conoscenza, di capire se c'erano le condizioni per poter rivedere questa scelta. Mi ricordo, e qui lo dico anche in un modo goliardico, quando incontrai il dottor Barracco mi disse: beh, ma qui ci sono degli interessi consolidati, noi corriamo il rischio di subire delle azioni anche risarcitorie, perché abbiamo già bandito una gara, abbiamo fatto anche una giudicazione provvisoria, come facciamo adesso a fare, a dire che la cosa non si fa più, ci paga? E ci presentò un conto che, se non ricordo male, nell'ordine di 14-15 milioni di euro. Io dissi al dottor Barracco: dottore, lei mi può chiedere tutto, ma io 2 cose le chiedo: noi non abbiamo un euro e noi non vogliamo la centrale a biomassa, ma tutti i resti noi siamo a disposizione come comune. Beh, sembrava una battuta, perché fu detto a modo di battuta, però credo che alla fine il risultato che è stato conseguito è un risultato importante, perché poi magari credo che sia giusto e doveroso che sia il presidente Barracco a comunicarlo. Vi posso solo anticipare che noi non cacceremo neanche un euro, e che forse probabilmente potremo anche ottenere qualcosa di positivo per Arpino. Naturalmente tutto questo noi l'abbiamo ottenuto ringraziando innanzitutto la cittadinanza di Arpino, i movimenti, il CODA, i partiti politici, perché c'è stato un coinvolgimento anche emotivo e di grande sensibilità su questo punto. E qui naturalmente però io devo ringraziare la disponibilità e anche la comprensione umana ed istituzionale dell'ARIN e quindi del dottor Patacco, che nelle occasioni in cui lui ha scritto, anche in rapporto con la vecchia amministrazione, non ultimo anche con la dottoressa Leonardi, Nelle lettere che adesso non vi leggo ma che stanno agli atti, ha sempre manifestato la disponibilità per il incontro per le esigenze di un territorio. Quindi io credo, questa è la prima conferenza stampa, forse noi come centro-sinistra difettiamo un po' nella comunicazione, siamo sempre accusati di questo, mi ricordo anche per il passato, ma tutte tante cose però la gente non lo sa, non lo fa. Beh, forse è così, forse dovremmo avere più confronti e più contatti con i cittadini. Però io credo che quando poi si fa una conferenza stampa e si dicono delle cose, bisogna essere certi di quello che si dice, e bisogna essere certi che quando si dice una cosa, poi quella cosa la si mantiene. Noi stasera è la prima, è un fatto importante, come ha ricordato Troise. Siamo qui per dire e per comunicare una cosa importante, ma una cosa che faremo. Grazie.